Buongiorno, buongiorno a tutti amici, già alla buonora su Periscope e fra pochissimo su Radio Milano TV. Anzi, in questo momento siamo su Radio Milano TV, chiaramente per il Radio Milano TV che mi stanno ascoltando, che poi sono in realtà, attenzione, perché io poi così, ecco, quindi sono sempre pronto alla gaffa, quando non ce n'è bisogno, visto che da qualche giorno su 96.25 in realtà siamo su RSG, ecco, quindi Radio Sound Garage, ecco, 30 minuti che concediamo appunto a questa emittente a cui è stato lasciato praticamente in consegna, in adozione praticamente la frequenza unica 96.25, ha visto nascere tra l'altro insomma l'emittente Rete 96 eccetera eccetera. Quindi saluto tutti gli amici che ci ascoltano in leggera differita appunto su RSG 96.25, che praticamente proprio in concomitanza con la presentazione della guida Michelin praticamente hanno iniziato le loro trasmissioni anche in FM, perché fino ad ora erano solo in streaming. E tra l'altro una cosina carina di RSG 96.25 è che sono anche sul digitale terrestre, ecco, questo chiaramente a me personalmente dà una maggiore visibilità che prima appunto non avevo, quindi insomma la collaborazione porta dei frutti, che sono quello che io sicuramente andrò in onda meno, e però mi ascolteranno, mi vedranno di più, che non è male. Stiamo aspettando lo chef, non è uno chef stellato, è già stellato, quindi non è una delle novità che andremo comunque a citare della guida Michelin, perché poi in realtà cos'è successo praticamente in queste ultime 24 ore, che noi sapevamo dell'appuntamento alle 10 in diretta da Parma con la guida Michelin. Effettivamente la presentazione è iniziata alle 10.30 e sono stati anche premiati dei cuochi, delle cuoche appunto nell'introduzione. Diciamo che è stata una buona ora di sponsorizzazione, cioè la guida Michelin viene presentata in grande stile, ma prima di tutto la fanno pagare, ecco, quindi tu assisti a questa cosa, che è una sorta anche proprio di programma televisivo, che tra l'altro proprio per gli addetti ai lavori raggiunge un audience veramente pazzesco, cioè tutti sanno, i cuochi chiaramente, le cuoche, il pasticcere, comunque gli addetti ai lavori del food and beverage come del Oreca, hotellerie, restaurazione e catering. Ecco qua il nostro appunto chef, che è già stellato, anche se non marcato, sull'agenzia Comodi. Ecco, è stellato, non ce l'ha la giacca con proprio la stella ricamata che certo, non segna, sì, lei è già stato, quindi sì, è una presentazione sì. A Milano, immagino, sì, ecco. Dintorni. Sì, per la guida che poi è uscita nel 2016, abbiamo riconfermato la stella. Ecco qua, Edoardo Fumagalli, che tra l'altro come dire, abbiamo contattato in quanto Young Chef, quindi quanti anni ha? Ma 28, ecco, gli hanno scelto il titolo che è stato dato. Ah, ecco, 28 anni effettivamente, insomma, è giovane. Tra l'altro lei ha seguito chiaramente ieri, chiaramente anche lei come cuoco, come le cuoche, ecco, ci sono anche loro, camerieri, insomma, direttori, sommelier, ha seguito chiaramente questo programma, sicuramente visto da tutti quelli che si occupano del settore. Chiaramente non è andato né sulla RAI né su Canale 5, insomma, però il programma è sicuramente molto seguito, centrato tra l'altro, mirato proprio bene, quindi gli sponsor mi è sembrato di capire, insomma, che hanno anche speso e hanno dato degli oggetti di valore. Sì. C'è una signora che poi è di un ristorante che conosco molto bene, che si chiama Gambero a Calvisano, guarda, una bella signora, io tra l'altro le vedo sempre all'opera in cucina e notavo, non so se l'ha notato anche lei andando magari ogni tanto al ristorante, che sono le ragazze, le camerieri che servono, che come dire, insomma, possono sembrare ragazze normali, detto sinceramente, poi le vedi uscire praticamente dal ristorante, sono come dire mozzafiato, ecco, quindi questo capita con gli uomini, il contrario, non me ne vogliono, c'è questo effetto, ecco, gli uomini sono molto eleganti al ristorante, poi dopo si mettono chiaramente le scarpe da tennis eccetera eccetera, perché noi maschi chiaramente non siamo super raffinati, diciamolo così. Bene, caro Edoardo Fumagalli, Young Chef cosa significa? Allora, il titolo viene da una partecipazione appunto a questo concorso organizzato da San Pellegrino, che vede in gara appunto Young Chef, quindi chef under 30, provenienti da 21 nazioni in tutto il mondo,
ogni regione, quindi ogni nazione. Come se fossimo gli Stati Uniti, insomma. Esatto, sì. E avviene quindi una finale per ogni nazione e ogni finalista poi si incontrerà a Milano l'anno prossimo, quindi a maggio del 2018. Ne abbiamo già parlato, tra l'altro, abbiamo già avuto modo, visto che io rincorro gli chef rincorrono me a questo punto, in qualche modo ci incontriamo, e ne abbiamo già fatto una diretta, che veramente è stata una notizia molto interessante, che mi ha portato qui a Peglio Intelio, sbagliato, si chiama così, Peglio Intelio, qui c'è la ballata degli Intelli, ma praticamente non è che siamo giù da basso, siamo quanti metri? Siamo esattamente 1000 metri. Mille metri praticamente, poi ci si affaccia qua, c'è un balcone, si vede sotto Lugano, dall'altra parte invece abbiamo Cernobbio, il lago di Roma, abbiamo Castadiva, cosa si vede? Castadiva rimane sull'altra sponda, questa sponda si scende direttamente ad Argenio e quindi... Si scende, sì, ecco, però come vista potrebbe vedere in lontananza qualcosa dall'altra sponda, forse si vede quel posto che il mondo intero ci invidia, che quella punta della X, no? In fondo del lago di Como, della Y, mi aiuti? Bellagio, sì. Ecco, quindi molto veramente Bellagio. Qui sotto poi so che c'è anche l'Aglio. Sì, esatto. Aglio senza l'apostrofo. Sì. Non abbiamo visto cartelli di villa in vendita, forse l'hanno venduta di George Clooney, non so se la cosa sia andata in porto, comunque... Bene, siamo arrivati qui in un posto, come dire, non facile da raggiungere. È chiaro che se sei da queste parti e devi andare, che so, in Svizzera, magari se dici passavo, ecco, però non facile secondo me. Immagino che anche lei, che è brianzolo, la prima volta che è venuto qua. Certo, fa parte un po' della particolarità del luogo, ecco. Oggi si va a ricercare sempre più dei posti particolari e credo che questo sia uno di questi. Anche perché lei ha girato, ha una bella esperienza, un bel curriculum di cui abbiamo già parlato, ma possiamo rinfrescare la memoria? Beh, certo, prima di qui sono stato a New York, da Daniel Boulud, quindi chef francese, un'istituzione per quanto riguarda New York. Un nome, una garanzia, anche un bar, mi sembra, il bar del Mandarin a Londra, gestito Daniel, certo. Mandarin ha questa, no, questa, i suoi standard, c'è sempre un bar dove si può mangiare cucina internazionale, non facile, ecco. Certo. Io purtroppo ricordo con dispiacere questa cosa perché c'è stata una nube che aveva bloccato dei voli, io dovevo chiaramente, prima dell'apertura del ristorante con Ernesto Blumenthal, qualche mese prima, andare all'inaugurazione invece di questo bar, di questo grande chef, purtroppo non ho avuto l'occasione perché non ho rischiato chiaramente di entrare, cioè avevo il biglietto, probabilmente sarei anche partito, ma anche il rischio era alto, quel periodo purtroppo può capitare. E quindi Daniel, un grande ristorante 3 stelle Miss, che come altri, ahimè, poi magari lei ce lo può spiegare, cioè il fatto che questi grandi 3 stelle celebri, ovviamente i cuochi rimangono sempre, ovviamente, dei grandi chef 3 stellati, anche se non hanno più le fatidiche 3 stelle, ma ne hanno appunto 2, recentemente anche Jean Georges, un altro di questi grandi nomi a New York, che lei mi accennava qualcosa, qual è il problema di New York? Ma il problema, i numeri su cui si va a lavorare sono altissimi e di conseguenza non riuscire a mantenere uno standard di qualità su un numero. Qui sono locali a 250 persone praticamente, a pranzo e 250 a cena, quindi non so, 20 sommelier, cioè, 20 sommelier, 30 camerieri, 40 cuochi, lo standard su un numero così elevato diventa... Quindi è normale che un 3 stelle sia così capiente in America? Sì, assolutamente normale, proprio è una visione diversa, la tendenza... Ultimamente è comunque di restringere i numeri, riuscire a coccolare di più il cliente, quindi va un po' a discapito di questi grandi ristoranti. Comunque, ora che, come dire, fino ad ora in Alto Adige c'erano questi piccoli locali, no? Contro tendenza, di veramente pochi tavoli, so, 10-15 persone che ricevono la seconda stella, io vorrei parlare con un young chef che ha già la stella di 2 stelle Michelin almeno, però succede che in Italia, in Alto Adige in modo particolare, quindi praticamente anche in Austria, come dire, queste stube hanno successo ma sono piccolissime, e col fatto che i 3 stelle, penso si sappia, sono diventati 9
con diciamo forse il più Lars di questi ristoranti in Alto Adige, quindi Norbert Niederkroff, come dire, un po' ci fa capire che andiamo verso quello che sta dicendo lei, nel senso che poi alla fine copiamo tutti gli americani e ci ritroveremo con come dire la pergola del Cavalier Hilton, praticamente tre volte capiente, che già penso sia il ristorante tre stelle, certo, più, sì sì, diciamo come standard, ecco, esatto, no, sì. Cosa non facile, quindi ecco, diciamo che in una piazza come New York, ma anche insomma a Chicago, dove regna appunto la linea, mm-hmm, insomma dove appunto sono i fatidici 30 sommelier in sala, mm-hmm, vabbè, comunque rimaniamo più o meno, viaggiamo a due stelle Michelin, perché abbiamo detto di Norbert Niederkroff, che è stato buttato giù dal letto ieri mattina, perché poi hanno presentato, molti hanno seguito tra l'altro questa cosa quasi come se l'avessero dato sul primo canale Rai, per quelli chiaramente del settore. Norbert Niederkroff era stato annunciato inizialmente praticamente in cucina ieri sera, quindi doveva cucinare insieme a un ristorante con una stella che è poi Spigaroli, padrone di casa nella provincia di Parma, e un tre stelle, se non ricordo male, a Laimo, le Calabre. Sta di fatto che ieri sera invece hanno cucinato due chef tre stelle e uno solamente con una stella, perché è venuto a mancare questo due, ha avuto una promozione, quindi chiaramente Norbert Niederkroff gli ha fatto questa sorpresa all'ultimo momento, perché già era stato ingaggiato, perché altrimenti sarebbe successo come Nico Romito, che sì, è stato eletto recentemente migliore chef d'Italia piuttosto che Bottura, e che invece ha mandato, mi sembra, la sorella. Con la compagna. Comunque ha mandato qualcuno, insomma, come faceva Bottura fino a poco tempo fa, ma evidentemente anche lei un giorno rinuncerà a questi premi, perché è un altro impegno. Ecco, perché, come dire, sono fiducioso. Ecco, quindi il nostro young chef è già non solo preso di mira da Bibendum, dal Bibendum, ma addirittura dalla San Pellegrino Acqua Panna, quindi in 50 best in persona. Cioè, è un onore, sarà invidiatissimo, immagino. Ma diciamo, l'importante è lavorare bene sulla strada giusta, poi ecco, tutto il resto. Questo indubbiamente, perché abbiamo appena provato, devo dire, una cucina perfetta, che attinge poi recentemente dal Daniel, ma lei è passato anche dal Marchesino La Scala. Marchesino La Scala e poi il Taillevon di Parigi, che è anche quello un grande classico, esatto, parigino. Ma lei è, diciamo, specializzato in questi grandi chef che chiaramente hanno perso qualche stella. Ma diciamo, mi sento di dire una vecchia scuola, nel senso che... Le manca solo... quello che è andato a finire anche nel film Ratatouille, nel cartone animato, che il grande Fu, se non ricordo male, è Ghi, anche lui si chiama Ghi. Mi sfugge adesso. Ecco, particolarmente noto, perché il topo praticamente sognava, metteva da parte i soldi per andare appunto da questo cuoco, che attualmente ha due stelle Michelin, rimane chiaramente un po' grazie al ristorante, al fascino chiaramente della casa, chiaramente la sua bravura, chiaramente rimane sempre un grande chef, quindi la stella rimane, ecco, quindi questa stella rimane per sempre, perché ieri sì, ci hanno voluto far credere nella presentazione, c'era tra l'altro una collega giornalista molto brava, albanese, che ha dato veramente delle buone indicazioni, ha fatto delle domande che ci hanno permesso veramente di capire come funziona, anche se chiaramente Michelin conferma sempre che comunque le stelle stanno nel piatto. Tutti dubitano, ma loro dicono così. Sta di fatto che allora abbiamo, a parte un nuovo 3 stelle, e quindi, ahimè, purtroppo l'Alto Adige ha perso 2 stelle. Un 2 stelle. Ecco, quindi, a scapito anche di quelli che hanno una stella, che sono rimasti pochissimi in Alto Adige. Ora, come dire, abbiamo anche questa terza stella. Dopodiché si passa a 3 praticamente 2 stelle Michelin, ecco, piuttosto che i 2 di media, praticamente ne abbiamo 3, quindi è un buon dato, anche perché c'è data di mezzo finalmente anche l'Emilia Romagna, hanno avuto novità con una stella, quindi dimostra di essere terra del Big Gourmand, un buon rapporto qualità prezzo, ma anche di cucina eccellente, perché in Emilia abbiamo, come ai tempi c'era, ne so, Cantarelli, e in Romagna c'era la Frasca e il San Domenico, che tra l'altro c'è ancora, quindi diciamo
questa seconda stella andata a Cesenatico, non so se lei in vacanza va sul Tirreno o sull'Adriatico, è capitato. A Cesenatico non sono mai stato. Ah, ecco, quindi lei quando viene in Riviera, Adriatica, dove si piace in Almaritis? Ma sì, ecco. Ah, ecco, diciamo. No, va benissimo. Mancherebbe, però insomma anche Cesenatico veramente il suo fascino. Diciamo che per i ristoranti stellati si va a Cesenatico, per la pizza si va a Milano Marittima, se conosce la zona, visto che ci sono i nostri amici ex O Fiore Mio e ora invece diventati Pumba. Quindi abbiamo a Alberto Faccani, altro giovanissimo come lei, chiaramente nel frattempo si è un po' invecchiato, chiaramente il tempo passa per tutti. Alberto Faccani ha ottenuto queste due fatidiche stelle Michelin e quindi mi fa veramente molto piacere, anche perché, come dire, non avevo più speranza, sembrava quasi che l'Emilia Romagna fosse veramente una regione dal basso standard, ma comunque un buon rapporto qualità-prezzo, che fondamentalmente la Riviera Adriatica è un po' così rispetto magari alla costa tirrenica, quindi una bellissima notizia. Tra l'altro io qui, come avrete capito, sono quasi in Svizzera, cioè sono praticamente sopra Lugano, e quindi mi dispiace non essere in questo momento, come già Cesenatico, appunto da Alberto Faccani, ma è chiaro, una volta che decido chiaramente di essere fuori tutta la settimana delle stelle miste, chiaro, dove è capitato, ecco, quindi io che aspetto sempre, insomma, il momento per raggiungere il primo ristorante stellato nuovo del 2018, e quindi tra l'altro qui attorno ho dato un'occhiata, sembra non abbiamo nulla, quindi porto male a me stesso, nel senso che danno delle stelle, ma non dove mi trovo, e quindi non posso essere tempestivo, quindi vedremo quanto bisognerà appunto attendere. E bene, altri invece due stelle Michelin, la Siriola. La Siriola è anche lo stesso Robert Niederkofler, Norbert Niederkofler, praticamente sono diciamo alberghi, sono ristoranti, non so se lei ha mai avuto occasione nel suo giro magari di lavorare in ristoranti, diciamo stagionali, che hanno, come dire, pochi giorni di apertura e poi sono, come dire, aperti anche solo la sera, quindi significa avere veramente pochi giorni per poterci andare, perché poi un ristorante 3 stelle tendenzialmente tende ad essere completo ed essere molto, molto richiesto, quindi non so se questo scombussolerà tutto in Alto Adige, in particolare a Rosa Alpina, che è l'albergo che ospita appunto questo ristorante. Chiaramente chiudendo l'albergo chiude anche il ristorante, quindi bello sarebbe, come ho detto in tante occasioni, anzi vorrei che lo facessero, tenessero aperto quindi il ristorante dopo la chiusura dell'albergo, per un ristorante si può andare appositamente, ieri ce l'hanno spiegato, quindi vale il viaggio, cioè parti da casa per andare in quel ristorante, poi chiaramente vedi dei posti belli come qui, certo, a Pelvio in Tervi, perché più rimani più ti innamori della location, anche perché non siamo più neanche abituati, no? A questo, diciamo, vero charme. E quindi abbiamo le due stelle alla Siriola, un giovanissimo chef, cos'è, quasi un suo coetaneo. Sì. Mi sembra che anche lì sia un giovane, un ristorante che ha avuto stelle Michelin e poi le ha perse, le ha riprese, quindi c'è una gestione, tra l'altro, devo dire, molto forte, quindi c'è chi chiaramente individua gli chef, il patron ha, come dire, proprio fatto nascere chef che poi magari da altre parti hanno raggiunto le fatidiche due stelle, non so, Baronetto, ma qualcosa del genere, lo chef che fu alla Siriola e poi andò a Venezia, che ora sta in provincia di Vicenza perché arrivava praticamente di là, e questo chef riuscì appunto a ottenere due stelle staccandosi da questo ristorante. Ora invece le hanno ottenute finalmente loro, anche perché effettivamente quella è una scuola molto fasolato, abbastanza sì. Famoso, perché poi anche lui ha dei giovani che lo stanno appunto citando e magari lo superano anche. Quindi ecco, la Siriola bisogna aspettare chiaramente l'apertura, Sant'Ambrogio praticamente, sì, per sì, poter sì. Andare a provare questa cucina con due stelle Michelin. E poi altro due stelle novità, vediamo, senza leggere qua, Magnolia abbiamo detto, la Siriola, e poi abbiamo a Milano, abbiamo il nostro amico Andrea Prea, che è uno dei miei chef preferiti, ma lo è a questo momento anche Edoardo Fumagalli, perché questo chef
è riuscito a lavorare sia al Fed Duck che al Waterside Inn, quindi due ristoranti 3 stelle adiacenti in un posto ancora più sperduto di qui dove ci troviamo noi, meglio intendi, sicuramente con meno abitanti, perché penso che siano più quelli che ci lavorano di quelli che ci abitano, questi bei posti appunto poco distante dal castello di Windsor. Quindi Andrea Prea, che tra l'altro sembra non sia in Facebook ma c'è un omonimo, mi sembrate di capire facendo delle ricerche notturne che sono terminate da poco, comunque lo andremo a trovare appunto direttamente in quel del Park Hyatt, ecco a Milano, siamo proprio in centrissimo, e quindi quello che ha fatto scalpore rimanendo nelle due stelle è che sembra che abbiano, quelli della missione, atteso di declassare contemporaneamente Sadler e Cracco. Ecco, perché sì, magari non solo, ecco, così ci fanno compagnia. Poi non vi dico cosa hanno scritto chiaramente in internet, in Facebook, social network vari. Ecco, questo è un po' il panorama, diciamo, delle due stelle che hanno veramente fatto scalpore ieri, poi tante altre novità. Bene, allora la cucina, io ho avuto modo di vedere già alcune foto, diciamo metà della cena, la parte finale, praticamente me la sono riguardata, quindi mi ha colpito molto il gambero carabiniere. Mm-hmm. Ecco, perché magari, come dire, l'hai già mangiato, magari fra le crudite te lo metto, però fare un piatto principale, non so se è in carta, sì, è in carta, ecco, è un piatto principale, chiaramente leggero, anche perché poi, come ci ha spiegato un altro cuoco, ti si appesantisce un po'. Quando arriva il piatto principale, poi vuol dire non riesci a mangiarlo, comunque non lo ordini, lo eviti, eccetera, eccetera. In questo caso, questo bel gambero carabiniere che arriva dai mari del sud, mm-hmm, sì, grazie alla piazza, il mercato di Milano, che può avere qualsiasi cosa, esatto. Lei passa a fare la spesa, come funziona? Non riesce certo. A avere queste. Beh, certo. Ci sono determinati giorni della settimana che ci dedichiamo la mattina molto presto a Milano. Quindi ci troviamo sul mercato di Milano, che è quello un po' più. Bisogna svegliarsi presto la mattina. Sì, sì. E quindi questo fa parte, è uno di quei prodotti che vado personalmente a reperire. No, ci parli un po' di questo piatto, perché io chiaramente l'ho mangiato, sono rimasto praticamente colpito perché viene servito con delle pinzettine veramente utili. Sì, diciamo che vabbè, è uno di quegli ingredienti che fa parte comunque del piatto con cui ho partecipato appunto al San Pellegrino. Questo le ha, allora sono d'accordissimo con quelli che l'hanno scelto, anzi a questo punto, come già successo in altre occasioni, al Bocuse d'Or, che è un po' parente di questa cosa. Mm-hmm. Purtroppo gli italiani vanno a mano al Bocuse d'Or, arrivano sempre ultimi, vengono ripescati, ma sempre ultimi. Ma quest'anno è una volta buona. È sempre la volta buona, ma spero più nello Young Chef, nell'altro concorso. E quindi, ecco, no, cosa è successo? Che al concorso europeo poi puntualmente chi vince in quello mondiale. Ecco, quindi a me è capitato di essere già con il numero uno, se bisogna andare a Lione necessariamente, ecco, quindi se lei vincerà chiaramente mi risparmierò di venire. Dove lui si fa la finale? La finale avverrà a Milano. A Milano, quindi mi risparmia un punto per giorno fatidico che è. E la finale sarà dall'11 al 13 maggio. Quindi sono due giorni, ecco, in cui vi darete appunto battaglia. Ecco qua. E, bene, no, questo è un piatto, ecco, se me lo stavo raccontando. Esatto, allora trattiamo questo prodotto di eccellenza, quindi cosa andiamo a fare? La trasformazione che avviene il minimo possibile, quindi trattiamo leggermente al vapore questo gambero, che viene servito con degli elementi aromatici che passano dai semi di sesamo alle alghe disidratate, per poi servirlo con una salsa a base di corallo. È la particolarità di questo gambero carabiniere, avendo una pezzatura molto grossa, quindi una testa voluminosa che contiene molto corallo, e quindi sarà poi la base della salsa che andiamo a fare. A fianco serviamo questa chips di alghe croccanti con un'insalatina aromatica, quindi un complesso di sapori che regala, ecco. C'è poi questa chips che si prende con le mani, sì, e all'interno appunto ci sì, sono queste erbe aromatiche, partiamo dalle erbe gentili, quindi
insalate, qualche insalata amara e proprio poi le erbe molto aromatiche. Quindi beh, lei l'ha presentato così con creamento la contorno, versione con quella completa originale all'interno ha delle animelle di vitello nel gambero, sì. Ecco. Quindi sotto il gambero troveremo anche delle animelle di vitello di cuore trattate in maniera molto classica, quindi sbianchite e poi